Ciao a tutti, sono Verwido Games. Oggi continuiamo con Love Mona e andiamo avanti. Capitolo 9, primo appuntamento. Lo sapevo, anche io. Mi pare di essere tornato alle superiori. Oggi Stapp non funziona tanto bene perché si blocca. Se tutti sapevate che ero incinta, perché non mi avete detto nulla? Abbiamo lasciato che fossi tu a dirlo. Come se non l'avevamo capito. Ti conosciamo da 20 anni. Non ci puoi nascondere niente. Penso di no. E Mona come l'ha presa? Meglio di quanto potessi sperare. Deve essere strano. Dopo 17 anni che sei figlia unica, è già, lo so. Ma è stata magnifica. Sono fortunata ad avere Mona. Non mi ha mai dato problemi. La ragazza più semplice che esista. Non ha ancora il ragazzo, in che è a quanto strano. È una ragazza così bella, è solo che non è pronta. Avrà il ragazzo quando incontrerà quello giusto. Parlando del ragazzo giusto, la vedi laggiù con Christian? Guarda come si guardano. Oddio. Congratulazioni, grazie e grazie di essere venuto. Che notizia entusiasmante. Siamo felicissimi, infatti. Una sorpresa immensa per tutti noi. Già. Che strano, Comb. Ecco, si è bloccato. No, oggi non funziona sto coso. Che strana conversazione. Scusati di nuovo, solleva l'argomento Sally. Non lo so cosa devo fare. Scusati di nuovo, boh. Senti, volevo ripeterti le mie scuse, ti darò retta e ti lascerò in pace. Senti, mi dispiace di averti detto di lasciarmi in pace. Non intendevo dirlo e mi spiace per quello che ti ha detto Sally. Non devi scusarti, lei non mi preoccupa. E ho capito che aveva ragione. Che vuoi dire? Di cosa aveva ragione? Di me che temporeggio frequentare ragazzi, è da stupidi. Quello che ho fatto a te è stato patetico. Chiaramente ho bisogno di uscire di più. Quindi ho deciso di prendere il toro per le corna. Che vuoi dire? Questo fine settimana è un appuntamento. Un appuntamento? Con chi? Indovina un po', Liam. Oh, oh. Spero di poter avere il mio primo bacio. Sono pronta. Liam, sei seria? Deve essere uno scherzo. Che c'è che non va in Liam? Forse non è proprio perfetto, però. Lui è odioso. E Sally è una strega del volgare. Non vengo a dirti con chi devi uscire. Di cosa parli? È letteralmente quello che hai provato a fare. Non importa. Stiamo girando a vuoto. Terminiamo questa conversazione. Va bene per me. Oddio. Mona? Stai bene? Menti, non proprio. Non proprio. Ehi, mamma. Non proprio. Continuo a cercare di migliorare le cose, ma invece le peggioro. Non sono abituata ad avere molti drammi nella mia vita. Sì, finora sei stata molto fortunata, l'esatto contrario di me quando avevo la tua età. Ma ora le cose stanno cambiando. Ho visto che hai discusso con Christian. Che è successo? Pensavo foste amici. Io e Christian siamo amici? Non lo siamo più, non lo siamo mai stati. Eravamo prima a dirlo, ma non so cosa fossimo prima. Ma ora non direi che siamo proprio in rapporti amichevoli. È successo qualcosa? È successo molto. Mi pare di essere impazzita. Faccio e dico cose che non farei e direi solitamente. Per qualche ragione provo a ingelosirlo. Tutte le nostre conversazioni sono così incasinate. Non so che mi sta accadendo. Oh, dolcezza. Penso di saperlo. Cosa? Penso che ti piaccia. Piacermi. Ma è lunatico, è maleducato e non è proprio responsabile. Non saremo una bella coppia. Bene, chi può dirlo? Christian è un ragazzo di bell'aspetto e in qualche modo mi ricorda Blair. Potrebbe essere difficile averci a che fare, ma ha un buon cuore. Mi risulta difficile accettarlo. Lo conosco da tempo e non mi ero mai invaghita di lui. Non ha senso che sia tutto cambiato dall'oggi a domani. Beh, sai, sei una donna ormai. E lui è cresciuto. È solo che non penso di piacergli. Non voglio nemmeno andarci. Inoltre un appuntamento con qualcun altro questo fine settimana. Davvero?
Liam è quello della scuola. Lui è un bravo ragazzo. Oh mio Dio. Congratulazioni, tesoro, ma sei sicura? Intendo Christian. Al momento voglio solo dimenticare Christian. Ok. Bene, penso che questo primo appuntamento sia un grande passo per te. Che ne dici se quel giorno io e te ci facciamo una gita speciale prima? Andremo a fare shopping, a farci le unghie e a fare un po' di trattamenti per il viso. Parai e ti sentirai sicuramente di te. E per finire ti farò anche un bel discorsetto di incoraggiamento. Che ne pensi? Dovrei andare a fare shopping con mamma e coccolarmi, no? Non è una gran idea, ecco. Forse troveremo un vestito, ma non voglio che la giornata sia seria. Sono già abbastanza nervosa di mio. Comprensibile. Ora torna di solito e goditi resta la festa. Sherry e Derek muoiono alla voglia di parlarti del tuo nuovo fratello o sorella. Ok. Chissà se stavolta un maschietto o una femminuccia il giorno dopo. Comunque la cosa che mi preoccupa è che ha l'appuntamento con sto stronzo. Ehi, ciao. Possiamo parlare un minuto? Stai già parlando. Senti, so che siamo partiti con il piede giusto. Che non siamo partiti col piede giusto, semmai, vabbè. Ma mi serve il tuo aiuto. Ci avrò letto male io sicuramente. Mi stai prendendo in giro, vero? Il mio aiuto per che cosa? Mona, ho un appuntamento con lei questo fine settimana e voglio che sia perfetto. La conosci meglio di me. Che le piace? Certo che ti posso aiutare, ora magari dice tutte le cose che detesta. Sono proprio felice di aiutarti. Perfetto. Lo apprezzo, amico mio. Sai che Mona ama gli animali, ma le piace tanto anche la carne. Non è vero, vegetariana, ma veramente. Credevo fosse vegetariana. Assolutamente no. Che stronza. La porterò in una bisteccheria allora. Una in cui servono dei pregiati pezzi di carne a sangue direttamente al balcone espositore. Ok, figo. Inoltre detesta le cose dozzinali come i fiori. Penso che stronzo. Penso anche che sia allergica ai fiori. Di sicuro non devi portarglieli. Le piace anche giocare d'azzardo. Un semplice gratta e vinci basterà e le piacerà molto. Ma dai, non lo capisci che ti sta pia per il culo. E per finire, Mona ama essere chiamata con i nomignoli degli animali. È molto romantica. Io penserei a qualche nome con la quale chiamarla. Wow, ok, grazie dei consigli. Sì, che bei consigli. Di niente. In bocca al lupo. Che bastardo. Non ci posso credere. Ma poi com'è che gli ha chiesto consigli a lui sapendo? Boh, vabbè. Liam non è così furbo come credevamo. O almeno come credevo io. Sabato mi ha quasi colta di sorpresa. Mi sono svegliata aspettandomi di essere emozionata, ma stranamente non ho sentito nulla, perché non sei innamorata di lui, ovviamente. Ok, dobbiamo scegliere qualcosa di straordinario, proprio necessario? Pare tutto molto costoso. Certo che è necessario. È il tuo primo appuntamento dopo tutto, ma mi sa che ci andrà con questa tuta. Ma allo stesso tempo scegli qualcosa che non provochi un infarto tuo povero padre. Oddio, affare fatto. No? Ecco, conferma. Mamma, mi metto questo, siamo a posto. Avresti dovuto prendere qualcosa un po' più alla moda. Pensavo ti piacesse, ragazzo. Mi piace. Beh, insomma, quindi fai uno sforzo per avere un impatto. Grazie per essere venuta con me, mamma. È stato un piacere. Mi sarà permesso di fare una foto? No, niente foto. Va bene. Oddio, vi immaginate l'appuntamento come sarà? Questa poverina sospetta chissà che cosa, invece quello la porta in un posto che non gli piace. Odia la carne, cioè lei è proprio vegetariana. Oddio. Bene, sono quasi pronta. Penso che stasera mi farò una conciatura diversa. Io penso proprio di no. È ora di contattare il mio gruppo di sostegno. Ero calma stamattina, ma ora sono così nervosa. Sono emozionata, è il tuo primo appuntamento. Devo dire che anche io sono emozionato. Spero che ora la gente la smetta di chiedermi di mettere una buona parola per te. Ah, ecco, questo passa di moda presto. Mi domando dove mi porterà. Esiste una miriade di ristoranti vegetariani in città. Sono sicura che abbia scelto qualcosa di eccezionale. Eccezionalissimo. Spero che non gli abbia dato retta, perché se gli ha dato retta non lo so come finisce questo appuntamento. Penso anch'io.
sa che sei vegetariana? Lo sanno tutti che Mona è vegetariana, penso lo sappia. Spero solo che non faccia nulla di troppo sdolcinato. Mi sento così a disagio con il romanticismo. Sono sicuro che lo sa anche lui. E invece mi sa che qualcosa di romantico farà. Oddio. Lo sanno tutti che non ti interessa avere una relazione. Va bene, dovrebbe essere qui da un momento all'altro. Augurami buona fortuna. Buona fortuna. Non dimenticare il lubrificante. E dai, non entrare nei dettagli. Buona fortuna, Mona. Meglio se scendo al piano di sotto allora. Oddio, oddio, oddio. Sono le 7 in punto. È in ritardo. E dai, sono sicura che sarà qui da un momento all'altro. Beh, almeno tu sei impeccabile. Se esci così non ho assolutamente nulla di cui preoccuparmi. Forse dovrei fare due chiacchiere con lui prima che usciate. L'unico a cui devo avvertimenti sarà quel ragazzo. Oddio. Non voglio che si metta in testa delle cose. Non ti preoccupare. Andiamo solo a cena. Quindi dovresti essere a casa per le 9. Cosa? Ma mamma ha detto le 11. Orca. È arrivato. Lo accoglierà tua madre. Rimani con me, aspetta. Non vorrei sembrare troppo impaziente. Ma sei ridicolo. Ehi, ti sto dando dei preziosi suggerimenti. Gli piacerai di più se ti comporti in maniera disinteressata o maleducata. Maleducata sarà bene, bene. Bella prova, papà. Ciao, Mona. Buonasera, signore. Anche a te. Che hai portato? Oh, non volevo portare niente di banale come dei fiori. Quindi ti ho portato un gratta e vinci. Oddio, so quanto ami giocare d'azzardo. Che ne hai portato? Gioco d'azzardo. È meglio andare. Ci aspettano delle succose bistecche. O forse preferisci le costolette? Possiamo ordinare quelle. Ordiniamo quello che vuoi. Carne. Sì, so quanto ti piaccia. Sei pronta ad andare? Ma tu fuori. Non finisce bene. Ora lo caccerà fuori. Non so quale come qua. Oddio, madonna mia, gli ho rovinato l'appuntamento. Sì, però dai, così non è giusto. Mi dispiace. È il tuo primo appuntamento? Ma non sta andando così bene. Hai fatto un errore non seguendo le tue regole. Non ci posso credere, che stronzo. Però secondo me ha fatto bene. Anche se Liam non è come suo amico, cioè si capisce che è un bravo ragazzo. Però cioè, lei non è innamorata di lui. Quindi secondo me è inutile illuderlo e uscire con lui, cioè. Vabbè, niente ragazzi, io direi finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao.